Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ricominciamo a parlare di restauro e benvenuti nel mio studio. Sì, oggi vi porto proprio nel mio studio a farvi vedere la pulitura di un mobile. Non la pulitura quella meccanica, cioè quella che si dà, la spolveratura o la pulitura che si dà prima di cominciare il restauro, ma la pulitura quella vera, quella fatta a solvente, la pulitura chimica, quella che toglie quella patina di sporco da superfici come possono essere quadri, mobili, laccature, un'infinità di superfici. Oggi noi vedremo come togliere uno sporco accumulatosi decennio dopo decennio e vedremo come toglierlo con un materiale molto interessante, il Contra 2000, che è un materiale a molti sconosciuto, però è un materiale molto utile che, se saputo utilizzare, risolve un sacco di problemi, perché non è corrosivo, non emana gas irritanti, non è irritante per l'uomo, quindi è soprattutto è rimovibile con della semplice acqua distillata, si sciacqua e va via. Naturalmente è un solvente a base acquosa, più che un solvente è un detergente tensioattivo, un detergente quindi molto molto aggressivo, che va comunque utilizzato con una certa cognizione di causa. Non pensiate che adesso uscite, andate a comprare il Contrad e potete pulire così come vi faccio vedere io. Io ve lo faccio vedere per conoscenza, ma attenti, perché potete rovinare un sacco di cose. Innanzitutto perché i colori molto spesso, se lo passate sui quadri o se lo passate su delle superfici dipinte, si solubilizzano al passaggio del Contrad, quindi portate via tutto. Infatti oggi vi farò vedere una superficie liscia. E allora, questo Contrad cosa fa? Agisce appunto come un detergente molto molto aggressivo. Si utilizza per svariati motivi. Io in questo caso l'ho utilizzato per due fattori importanti. Il primo, perché questi mobili che mi sono arrivati molto danneggiati, poiché chi ha tentato di restaurarli prima di me altro non ha fatto che spruzzargli una mano di sgrassatore, uno Chantecler, insomma, per intenderci, uno sgrassatore aggressivo, ma uno sgrassatore casalingo. E questo tipo di detergenti vanno a corrodere la superficie su cui vengono buttati. Quindi io ho da omogeneizzare tutti gli altri pezzi attorno a quelli che sono stati fortemente scoloriti, nello stesso tempo riportare quelli a un tono superiore, quindi meno lavati di come effettivamente sono. E secondo motivo per cui ho scelto di usare il Contrad è perché sto lavorando al chiuso e quindi tra i vari solventi è quello che mi dà meno problematiche di ambientazione personale, insomma posso usarlo con una certa agevolezza anche al chiuso. Il Contrad va usato non puro ma diluito, va diluito a seconda del pezzo, quindi non vi posso dire a quanto diluirlo se doveste usarlo voi, dovete fare delle piccole prove. Cominciate con un minimo di diluizione al 3%, 3 parti di Contrad su 100. Se la cosa non funziona andate ad aumentare leggermente, non superando mai, vi consiglio, il 10% di Contrad, perché sennò il prodotto diventa troppo aggressivo e difficile da parte vostra che non siete professionisti, se non quasi impossibile da gestire. Allora, il solvente, cioè il detergente, qualcosa che va a togliere la patina, è un elemento non facile da recuperare, cioè se voi avete tolto non potete poi rimetterla, quindi se voi sgrassate troppo, se voi pulite troppo, non potete rimettere la patina, quindi state attenti, non approcciatevi con leggerezza a lavori di restauro. Queste cose, queste nozioni che io vi do a mo' di conoscenza, non ve le do per farvi diventare dei restauratori provetti così dall'oggi al domani, cosa che non potrete fare con delle semplici lezioni su YouTube, ma solamente per conoscenza, per farvi vedere come i restauratori lavorano, per farvi conoscere questo lavoro e per farvi stupire all'effetto di alcuni materiali. E poi, se su pezzi stupidi, su pezzi di poco conto, ma anche su, che ne so, un materiale di cotto, per esempio,
vetro, una ceramica, volete provare un detergente molto molto utile per la pulizia, per togliere tutte le sostanze grasse, per togliere tutte le sostanze organiche, per togliere le vernici, per togliere gran parte delle cere, il Contrad è quello che fa al caso vostro. Si può usare in due maniere, o a tampone, come lo vedrete usare a me, o per impacco con della polpa di cellulosa, che altro che non è una polvere di, la dico in soldoni, una polvere di carta che si imbeve di questo liquido e si lascia appoggiato sulla superficie da pulire. Si prendono naturalmente i tempi di pulitura, cioè ci si deve accorgere di quanto ci sta il detergente a rimuovere lo sporco, quindi si toglie e si disciacqua. Noi lo useremo a tampone perché andiamo a fare un qualcosa, io non lo sto diluendo tantissimo il Contrad, non vi dico quanto per non farvi fare danni, anche perché sarebbe inutile perché il mio pezzo non è il vostro pezzo. Io ho fatto i miei saggi, mi sono resa conto di fino a che punto potevo andare e quindi sono così andata. Vi faccio vedere come su questa parte totalmente priva di decoro si va abbastanza speditamente, si toglie uno sporco veramente veramente tenace, rimarrete stupiti. E allora spostiamoci di là nel vero e proprio laboratorio e vediamo come si usa il Contrad 2000. Ecco l'occorrente per procedere alla nostra pulitura chimica di un supporto laccato da sostanze organiche, quindi tutto quello che è uno sporco che viene dato da prodotti grassi nonché dalla patina del tempo. Innanzitutto il nostro Contrad che vi faccio vedere, vedete, io l'ho pagato 26 euro e 20 centesimi. Attenzione, provoca grave irritazione oculare, provoca irritazione cutanea. I consigli sono lavare accuratamente le mani dopo l'uso, indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso naturalmente. Questo perché? Perché se vi dovesse sgocciolare addosso, la cosa da fare è andarsi a sciacquare immediatamente e abbondantemente con della semplice acqua. Sciacquate, sciacquate, sciacquate e poi andate dal medico a farvi controllare. Ma ripeto, non vi sto facendo vedere questo materiale per farvelo usare, ma giusto soltanto per farvelo conoscere. È una cosa che mi preme dirvi naturalmente: non improvvisatevi restauratori, nel senso che se avete deciso di pulire qualcosa di facile potete anche usarlo, ma con le debite precauzioni, mi raccomando. Poi per bloccare il suo detergere utilizzeremo dell'acqua demineralizzata, quindi dell'acqua distillata. Sempre presenti i nostri guanti, io ne metterò due paia, io ne metto sempre due paia uno sull'altro quando lavoro, spesso quando uso sostanze nocive metto due paia di questi più un paio di guanti, quelli per lavare i piatti, un barattolo per il Contrad, un barattolo per l'acqua distillata, due pinze chirurgiche come queste, io ne ho una più grande e una più piccolina per distinguerle, che userò una per il tampone ad acqua distillata e una per il tampone a Contrad. E poi della carta per asciugare l'eccesso di acqua e naturalmente del colon idrofilo per fare i tamponi. Benissimo, cominciamo. Indossati i guantini siamo pronti per procedere. Quello che vedete è un pezzo, vi faccio vedere, il pezzo inferiore di una testata del letto che ho già ripulito. Prima la testata del letto era tutta così. Ho lasciato questo pezzo per farlo proprio con voi perché è un pezzo poco impegnativo e quindi mi posso dedicare al video e distrarmi mentre lo faccio, ma poi lo andrò a rivedere anche dopo il video per sistemare quello che magari mentre parlo non riesco a vedere, perché una cosa molto importante per il restauro è l'osservazione profonda del pezzo. Questo è il Contrad, si presenta così, come un liquido lattiginoso ed è già diluito, c'è Contrad e acqua qua dentro. Non vi dico le diluizioni perché è inutile, perché ogni pezzo è a sé, non avrete mai un mobile che abbia la necessità della mia stessa diluizione. Inserisco il tampone all'interno del Contrad e il tampone più piccolo, quindi mano destra Contrad, mano sinistra tampone, e andiamo subito a vedere che succede. Ok, passato il Contrad, si sciacqua con l'acqua distillata.
lo sporco rimane sui tamponi, come vedete, e io, per sicurezza, per non far stare il legno troppo bagnato, asciugo subito l'eccesso con della carta. Si prosegue così con Contrad. E si risciacqua con acqua distillata. Se vediamo che la parte di prima, vedete che fa un po' di schiumetta? Perché è proprio un detergente. E togliamo l'umido, l'eccesso di umido, perché sotto è sempre legno, con la carta. Avete visto che magia? Adesso poi vi inquadro più da vicino il lavoro, perché adesso è solamente per farvi vedere, e vi faccio vedere come in certi punti, tipo questo, dove c'è uno sporco grasso materico, vedete, qui c'è proprio del materiale incrostato, come vado ad eliminare non più con il tampone, perché impasterebbe il tutto, ma più che altro con il pennello, questo eccesso di sporco. Guardate. Siamo pronti? Piano piano passo il pennello e massaggio con le setole. Sto andando anche disordinatamente, si dovrebbe partire dall'alto e andare verso il basso, ma per farvi vedere proprio la differenza, si lascia agire qualche secondo, quindi si toglie, si sciacqua. Si vede a che punto si è e si ripassa. Facciamone un pezzo a pennello e poi vi faccio rivedere a tampone. Lasciamo agire il Contrad e poi sciacquiamo l'eccesso. Ora ci passo un po' a tampone, perché voglio essere leggermente più aggressiva. Il grosso è stato tolto, quindi il pericolo di impastare è realmente poco. Qual è il pericolo che mi preme nel non voler impastare? Di non rendermi conto se mi sto portando via troppo colore, perché un po' di colore va sicuramente via e ci sta, perché sono le vernici che si sono legate con il pigmento sotto, ma troppo no. Naturalmente il restauratore deve decidere dove fermarsi, ricordiamocelo sempre. Ok, il resto della pulitura in questi puntini sarà una pulitura meccanica. Cosa si intende per pulitura meccanica? Una pulitura data a bisturi, quindi io con un piccolo bisturi andrò a rimuovere a mano quindi tutti questi puntini neri. Questo ve lo farò vedere casomai in un'altra lezione, tutti questi puntini neri che sono rimasti. Quindi Contrad, tampone e come al solito cotone. La parte pulita bene qui è questa. Dovrei insistere un altro po'. Vediamo. Ora vi metto qui accanto a me. Ok, qui adesso vi faccio vedere come procederò. Però prima di andare in punti così complessi, perché questo veramente è una piccola rognetta da portare avanti, vi faccio vedere come invece si puliscono le parti più lisce di questo mobile, quindi le parti che non presentano incrostazioni di sporco. Al solito, alla stessa maniera, si risciacqua. Io prendo sempre acqua distillata e ripasso, e via via passo su tutto. Anche col pennello va benissimo lo stesso, guardate. Io preferisco sinceramente lavorare a pennello. L'unica cosa che succede lavorando a pennello è il gocciolamento, che si controlla meno. Cosa significa? Che lavorando al pennello si appone un maggiore quantitativo di prodotto, e se non si sta attenti si crea la gocciolina che scende
e che va a sgrassare quello che c'è sotto. Quando poi noi passiamo sotto lo troviamo già sgrassato e quindi si va ulteriormente a sgrassare e a prendere una coloritura ancora differente. Cambio il tampone dell'acqua. Il tampone va cambiato ogni 4-5 passaggi, ma va sempre intinto, quindi ripristinata l'acqua distillata sempre sopra. Vi diverte questa cosa, vero? Lo so. Divertiva anche a me all'inizio. E vado adesso a pennello. Qui c'è il colore tutto rovinato, avrà preso del caldo, la vernice incrostata. Poi lavorando così vi accorgerete di tutte le magagne che ha il mobile e vi rendete conto anche del lavoro che dovrete fare dopo per sistemarlo. E si prosegue. Centimetro per centimetro. Il lavoro del restauratore è un lavoro lento, centimetro per centimetro, faticoso. A volte, se non si è molto calmi, anche snervante. Non vi preoccupate, non vi tengo con me per tutta la testiera, poi vi faccio vedere alla fine la porzione totalmente finita. Tanto si fa tutta così, non ci sono altre variazioni. Volevo farvi vedere solo un'altra cosa. Sciacquo ancora un po' con acqua e asciugo. Vi volevo fare vedere una caduta di qualcosa di resinoso. Vediamo se è organico. Sarà una qualche vernice, un qualcosa messo successivamente. Guardate come se lo porta via facilmente. Se è organico, il Contrad aiuta. Visto, questi sono gli interventi di prima, magari qualcuno che ha pulito e ha fatto sgocciolare dell'acqua con del sapone o un detergente. Il Contrad porta via tutto abbastanza agevolmente. Ora io sono molto indisciplinata in questo momento. Si va per ordine, quindi si va dall'alto verso il basso e poi controllando sempre che le porzioni siano più o meno le stesse. Così. Io per farvi vedere le due parti sto andando da sinistra verso destra, ma se cominciasse da destra verso sinistra non sarebbe neanche malaccio. Fate il lavoro sempre ordinatamente, in modo che non vi possiate dimenticare di pezzi, che tutto il tono sia lo stesso, che comunque asciugando assumerà un tono differente, quindi sicuramente dovrete dare una seconda pulitura molto più leggera. Quindi cosa si prende? Il Contrad si diluisce enormemente, lo si passa su tutto per dare una pulitura omogenea. Intanto si toglie il grosso così. E in soldoni, se avete un pavimento che volete, che ne so, in marmo, in segato di marmo, sapete, dove i mobili sono stati per tanti anni e si è formata la patina di grasso, oppure in cucina, le mattonelle della cucina, con il Contrad vengono una meraviglia. Cambio il tampone. Quindi dal restauro alla vita di tutti i giorni. Certo, spendere 24 euro, 26, quant'è? 26 e 20 per la cucina, insomma, si va di olio di gomito e sgrassatore, però tenete conto anche di questa alternativa. Bene, continuo e noi ci vediamo dopo alla fine. Il tampone di acqua distillata potete passarlo anche a mano, insomma non c'è bisogno che lo teniate per forza in pinza. Io per andare più veloce, perché qui ho metri su metri quadri di camera da letto da fare,
passo così, ma se siete alle prime armi e vi serve un lavoro più controllato, sicuramente con le pinze vi troverete meglio. Così è troppo difficile controllare bene se non siete abituati ad usare questi materiali. Ok, vi lascio perché il procedimento è tutto lo stesso, quindi è inutile star qui a guardare me che lavoro mentre voi vi annoiate. Spostiamoci di là. Avete visto che magia? Un passaggio e via lo sporco di decenni. Detto così è molto facile, in realtà ci vogliono molti anni di esercizio e soprattutto un buon occhio per non andare troppo a fondo, non essere troppo aggressivi. È un passaggio che richiede molto tempo, molte volte bisogna ritornare su quello che si è fatto, perché basta un secondo di differenziazione tra una pose e l'altra che il colore viene completamente diverso, il colore del fondo, perché rimane più o meno sporco. Quindi bisogna stare molto attenti ad usare questo tipo di detergente. Viene venduto in bottiglie da un litro, un paio da 5, quelle da un litro, che sono le bottiglie che compro io, costano intorno ai 24-26 euro a seconda del posto dove lo acquistate. E vi ho raccontato, vi ho fatto vedere una piccola parte del mio mestiere reale, insomma quello che sto facendo veramente in questo momento in studio. Per una recensione più approfondita, anzi vi diciamo così, vi do proprio la scheda tecnica del Contra 2000, che naturalmente non mi è stato inviato da nessuna ditta, l'ho comprato io, lo uso per il mio lavoro e ho voluto condividere con voi questa lezioncina delle puliture chimiche appunto con voi. La trovate sul mio blog, di cui metto il link qua sotto, troverete proprio la scheda tecnica del prodotto per rendervi conto anche delle componenti chimiche di cui è composta, di cui nel video non vi ho parlato per non aiutarvi, per non annoiarvi irrimediabilmente. Bene, per oggi ci fermiamo qua. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci!